Namo, va. 9-1 stiamo, 9-1. La squadra è questa. Giochiamo con un modulo particolare, in realtà. Un modulo strano. 4-3-2-1. Anzi, oggi sono in vena. Vi faccio vedere anche le tattiche per gli interessati. Queste sono le tattiche del mio 4-3-2-1. Le istruzioni c'ho. Questo è sbagliato. Inserisciti alle spalle Ginola. Rimani centrale, rimani in avanti. Inserisciti alle spalle Mbappé. Rimani centrale, inserisci delle spalle, rimani avanti a Salah. Ai centrocampisti gli ho dato solo copertura al centro e resta dietro in attacco solo a Kanté. E Terzini resta dietro in attacco. Oggi vi faccio vedere anche le tattiche, vi faccio vedere. Oggi sono un FIFA streamer con... vabbè, ve lo dico dopo. Andiamo, va. R2 Breakers. Vediamo se funzionano però ste tattiche più che altro. Allora io vi dico, ste tattiche sono particolari, il modulo è particolare, ma perché? Perché porco zio, in realtà c'hai dei buchi, c'hai i buchi del Siuma a difende. Però attacca sei siumico. Io tanto me so detto, io c'ho i buchi pure col 4-2-3-1 e cazzo me frega. Hai trollato te però che... Questo è bravo, mortacci sua. Tocca impegnarsi un attimo. A Gino, Gino, do cazzo tiri. A difesa 5 con la Serie A. Mamma mia, sei l'incubo. Dove cazzo va, Donnarumma? No, regà, questo è un inizio molto brutto. Eliminate le tattiche che vi ho dato. Vanno rifatte, regà. Vanno rifatte. Bravo Momo, bravo Momo. Dai, let's go, let's go. Se poi ripia, tocca fare soltanto un golletto prima della fine del primo tempo. Non c'è problema. Vai Zidane. Guarda che inserimentino. Boom. Bravo Gino, bravo Gino. Bella partita, è bravo ragazzo, è bravo, è bravo, è bravo. Oh, Kimpepe mi ha rotto il cazzo. Porco zio, regà, oh, ma abbiamo fatto 10 partite di VL. Questa è l'undicesima, 11 partite contro Kimpepe. Leonida 3-2, che cambecchino, cazzo. Next! Non era una partita facile questa da vincere, eh? Abbiamo giocato bene, siamo andati sotto 2-0. Sì, abbiamo ripresa 4-2, easy. Nice game questo, eh. Bel team questo, eh. Eeeh, ref! Madonna, che rigore, regà, legale? E sai, cioè, alla fine se ci pensate muoiono purtroppo tantissime persone ogni giorno. Non è che te puoi preoccupare di tutti. Mamma mia, voglio un pazzi, voglio, guarda. Rashford di sinistro con 3 de debole sotto le gambe del difensore con Donnarumma che è diventato un minion. Ma che ha fatto Donnarumma, regà? Porca troia, oh. Ginola mi sta a far rosicare, ma è partito quel momento, eh. Bravo Gino, vedi, 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 vedi. Bravo Gino. Bella! È regolare, eh. Mohamed Salah, troppo forte Mohamed Salah, ragazzi. Bravo Momo Salah. Verrebbero di nuovo, sì di nuovo. Che cosa è successo? Non ho visto, che è successo regà? Che cazzo succede? Bravo! Mamma mia, Gino, cazzo! Ho capito sta partita com'è. Questa è quella partita, ragazzi. La seleziona Mega Navarro! Ma seleziona i giocatori, regà! Porco zio, c'ho Ben Yedder, mi ha fatto 4 gol! Ma poi mi sta a dar nervoso se mette Son. Regà, mi ha tenuto L1 selezionato! Mi ha tenuto L1 selezionato, ragazzi! Ehi! Fuck. Ma che è successo? Ma è un ragazzo sicuramente della chat che se la voleva giocare semplicemente con me, però per poi regalarmela. What the fuck? GG! Non so se l'avrei vinta, non penso proprio, eh. Ti giuro che non ti...
ti ho sniperato, ahaha. Però è stato un onore affrontarti. Ah, eri tu! Oh, GG, Davi. Oh, un Ginola. Ginola mi romperà il culo, raga. Bravo! Madonna mia, Cannavaro, raga. Ma dopo dobbiamo varrarlo, raga. Dopo dobbiamo vedere che cazzo ha fatto Cannavaro. Io voglio capire che cazzo ha fatto Cannavaro. Mamma mia, che difesa che c'ho, che difesa che c'ho. Cioè, Dembélé. Dembélé ha dato quel pallone. Mbappé sta fermo! Che sta a fare Mbappé? Sta ostia, sta! Ma quanto go ricordo, ma porco Dio! Non ci credo, a messer piede ha tirato fuori. Cioè, c'ho il centrocampista lì che cammina. Mamma mia, che traversa palo che ha preso questo. Ma Cannavaro che... Ref. Eusebio mi ha menato. Vabbè, insomma... Sì, vabbè, ragazzi, però cioè gli sono andato letteralmente in bocca. Klosterman ha levato il piede. Mister Pressing, porco Dio, non c'ho la squadra. Madonna Ru, ma vattene a fanculo, porco Dio, va. Ma che, davvero? Al 90esimo mo fai, grande. Madonna, raga, cioè stavo a giocare coi cadaveri sta partita. Ma che è? Le controfigure, oh. Quando cominci una partita così, che mi aspetto? Che cos'è questa merda? Col piede dentro alla gamba, cioè... Next gen, porco zio. Cioè, gli si è incastrato. Non ha intercettato perché gli si è incastrato il piede dentro la sua gamba. Cioè, non ha potuto fare l'animazione. Perché gli si è incastrato il piede nella gamba. Ma porco... Dove sta Neuer? La rimetto Neuer, porco demonio. Buono. Vai. Mamma mia, Keylor Navas c'è in porta. Ah, vedi Davis, che peretta, oh. Niente, ogni tiro che prendo sarà gol da qui fino alla fine della Weekend League. Vai Momo. Vai Momo di destro, così te voglio. Che cazzo? Lì. Cioè, beh, capisse, cioè, Klosterman non riesce a spostare Rashford. Oh, ma c'avete voglia di giocare? Raga, non possono, non difendono, stanno immobili. Con le pinze, porco zio, di corto muso. La difesa si è da far volare tutta. Mamma mia, basta. No, Cordoba Marquinhos. Ah, ok. Il solito bucio di culo nel matchmaking, c'ho. Bravo, Kylian, cazzo. Secondo palo. Che vita di merda, che vita di merda. Guarda quel secondo palo. Bravo Momo, bello. Momo comunque sta step upando. Anche nelle partite più complicate step up Momo, eh. Mazza. Molto male. Ci sta. Porco zio, che pera. Madonna mia, madonna. È andato Afk. Ma che massa, gifta? Ma che me la vuole, gifta? Me la vuole. Ma li murta angurelli sua. E io che stavo con l'accappatoio. Ma ditemelo prima, ditemelo. Ma li murta angurelli.
Ma li mortan Gurelli. Te voleva far allenà. E c'ha ragione, grazie, cuori, madonna mia. Grazie, frate, che cazzo. Oh, però abbiamo giocato bene, oh. Dai, famo sto 16, dai. Sì, la VL ormai è la modalità per il meme. Il che è triste, perché, cazzo, l'anno scorso ogni VL era tipo dai, zia, che fai sto 30-0. Invece quest'anno ce ne sbatte un cazzo. Poi pure per il content è brutto in sé, perché becchi un sacco di ragazzi che prendono, rage quittano, o magari già mi regalano i game a me perché mi vanno bene. Più persone completamente a caso che prendano e quittano perché non gliene frega un cazzo. Di conseguenza il contenuto pure su YouTube ne perde di bellezza, di spettacolo. Però le abbiamo giocate. Le avrei perse entrambi. Questa è la cosa divertente. Quindi nei commenti di YouTube sarà tipo: ah, vedi, fai 16 solo perché te regalano le partite. Bravo, va. E io godo. E io mi tiro le pippe. Vai, vai, Salà. Oh, Salà, se te magni in tira a giro, porco zio, te spacco la testa, te spacco. De destro. Ah, con l'altra mano. Bellissima questa parata. Non avevo mai visto questa animazione. Cazzezza. Nella vita, quando ti vogliono bene tante persone, non ci puoi fare niente, sì. Oh, io che cazzo ve devo dire? Cioè, a me mi va benissimo, regà, vi ringrazio. Cioè, a me io non vi dico, io vi ringrazio, a me mi frega niente. Ma sta VL, oh, se può continuare così, cioè sta VL è tosta in culo, raga, cioè non si può fa. Sti ultimi game sono stati troppo pesanti, sì. Cioè tocca vedere che devo fa qui, raga. Mazza Killian. Lo sapete però che cos'è che non mi manca, raga? Cioè, considerando che la VL è così chill, lo sapete che cos'è che non mi manca? Il tag su Instagram. Cioè, io ve l'ho raccontato. Io non so quanti di voi, magari ci sono molti ragazzi, magari sono nuovi e l'anno scorso si sono persi delle VL. Ma frate, a me l'anno scorso mi taggavano le ragazze, le fidanzate di quelli che mi battevano in VL, con scritto: bravissimo amore, ce l'hai fatta, taggando il ragazzo e me. Cioè, mentre io stavo qui tutto a fare il clown qui per fare il contenuto così. Cioè, dall'altra parte c'era quello con la ragazza dietro. Vai, amo, vai! Con la bandiera. Lui che stava così, tipo, con l'asciugamano, il Gatorade accanto. Cioè, quello non mi manca per niente, raga. Cioè, quello veramente non mi manca un cazzo. Stavo a fare qualche game al maestro. Ho beccato questo che si chiamava Sdrogo Team. Te piassi in corpo se stai live. T'ho fatto un bucio de culo. Godo che ho vinto al 90esimo. Vatta a piander culo. Mamma mia, Cannavaro con sti passaggi al volo, regà. No, Cannavaro è da scartarsi. Stanno ubriachi davvero. Se può non levare tutta la squadra? No, non se può levare. Sonno, io vorrei che tu scattassi. Cioè, sei un ATS. Guarda cazzoncina che t'ho fatto, tiè. Tiè. Mamma mia, che buchetto che hai lasciato, Chicco. Buc. Mamma mia, Neymarigno. Agino. Metti le ali, va. Porco Dio, Fekir. Fofana! Riscatta la stagione. È secco! Ancora il secco! Andiamo a regalare sti altri due game, va. Perché non usi Fekir già? Dove sta? Così se fa, ragazzi. Se fa così, se fa. Se... No, non lo riprendo. Se fa così, sì, me ne frega un cazzo. Se fa così. Come l'anno scorso con Kleiber. Come l'anno scorso con Kleiber, ragazzi. Stessa identica cosa. Non li voglio vedere, non li voglio sentire. Non devono toccare il mio club, perché lo marciscono. Finali, livello 1, boys. Neymar, se c'è un momento per spawnare... cioè, questo è l'unico. Vabbè, cancello già... Già cancello tanta roba, cazzo. Allora, l'ala sinistra c'è. Brasile c'è. La squadra è sbagliata. Ciao, Sommer, va. Pure Neymar se trova al prossimo if di Neymar. Allora, dammi st'ultimate. Dammelo duro, per cortesia. Dammi un giocatorino arancione, che lo gradisco. Bravissimo. Mo dai bello, mo dai. Madonna mia. Neymar.
Cozzio porco. Alvarez. Ne manco workout, i mortacci vostri. Vatta a piander culo. Porco zio, porco.